La produzione vitivinicola sarà in calo per la vendemmia del 2023 e presto coinvolgerà tutto il salernitano a lanciare l'allarme Coldiretti Salerno, una delle cause di questo calo che sembra potrà raggiungere anche il 40% è la peronospora che ha attaccato molte aree della provincia di Salerno. Il direttore di Coldiretti, Enzo Tropiano, ha espresso forte preoccupazione. Sarà una vendemmia condizionata dalle bizze del tempo. La siccità dell'inverno e le ondate del maltempo nel periodo primaverile hanno danneggiato seriamente le viti. Le condizioni climatiche esterne avvenute durante la crescita dei germogli, la fioritura e l'allegagione hanno creato una forte pressione della peronospora. Ogni area ha situazioni diverse con differenze significative anche nello stesso vigneto. I problemi più seri vengono registrati nell'area degli Alburni, dove la vendemmia sarà quasi dimezzata in termini di quantità. Chi è riuscito a trattare i vigneti, ha aggiunto il direttore, ha dovuto affrontare comunque elevati costi per salvare il raccolto, che alla fine peseranno sui bilanci delle aziende. Insomma, sarà un'annata davvero difficile. Oltre a problemi meteorologici e ambientali, si aggiunge anche la presenza dei cinghiali che hanno divorato e danneggiato quindi diverse coltivazioni. Anche su questo punto il presidente Tropiano ha spiegato che si tratti di una vera e propria emergenza sociale.